Aspro scontro in aula stamane in Consiglio Comunale sul documento che rappresenta il programma di mandato dell'amministrazione Biondi, documento che rispecchia per lo più l'agenda presentata in campagna elettorale dal sindaco, piano regolatore generale, ricostruzione pubblica, scuole ma anche Gran Sasso, rilancio del centro storico, progetto case, diversi gli argomenti illustrati in aula dal primo cittadino ma l'opposizione tuona e contesta. Sicuramente la ripianificazione urbanistica è uno di quelli perché è una città che ha visto il suo territorio allungato, disperso con interventi puntiformi per cui c'è la necessità di riconnettere un po' questi, soprattutto nelle periferie, bisogna dare nuove vocazioni al territorio. La priorità, l'abbiamo detta più volte, è quella delle scuole. Il problema da questo punto di vista non sono le risorse né la volontà dell'amministrazione, ma la possibilità di avere delle procedure più speditive, per cui abbiamo chiesto di nuovo una deroga al codice degli appalti al governo e sarà inserito nel pacchetto degli emendamenti. Poi altri temi sicuramente sono quelli della mobilità. L'Aquila ha un grosso problema di mobilità e di parcheggio e questo è ancora più evidente nella questione della ripopolazione di attività commerciali e di residenti in centro storico. C'è il problema della riorganizzazione delle periferie, della ricostruzione privata delle periferie, c'è la necessità della rigenerazione urbana di alcuni quartieri che sono abbandonati a se stessi. Un documento giudicato carta straccia dall'opposizione, dicevamo, un elenco senza entrare nel dettaglio, tant'è che il consigliere comunale Giustino Masciocco al termine del suo intervento in aula lo ha strappato davanti a tutti dicendo che non serve a nulla ed ha esortato l'attuale amministrazione a pensare a governare senza attaccare sempre la vecchia. È un documento del tutto raffazzonato, patetico in questo senso, che non traccia in maniera chiara la rotta sulla città, ma che si limita soltanto a fare delle dichiarazioni di principio. Ma è evidente che questo documento è un documento che dovrebbe tracciare la rotta. Qui parliamo del programma di mandato, cioè di quella che dovrebbe essere la strategia, la rotta che si dà alla città per i prossimi anni.